manifestazione che dura da ben 533 anni, ha attirato come sempre in città una grande quantità di visitatori, spinti anche dalle giornate soleggiate tra il 22 e il 25 marzo. Dopo il saluto degli esponenti politici presenti, il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, il consigliere regionale Maurizio Colman, la parlamentare europea Mara Bizzotto, il deputato Eric Pretto, il consigliere provinciale Giovanni Antonio Gasparini e alcuni sindaci dei comuni vicini, il sindaco Luca Restello ha ribadito l'importanza della Fiera di Lonivo per l'economia locale, confermata dalla presenza nei padiglioni della fiera campionaria di centinaia di espositori operanti nei settori del commercio e dell'artigianato e negli spazi all'aperto di una vasta esposizione di mezzi agricoli. Un'attenzione al mondo imprenditoriale, ha proseguito il primo cittadino, che trova conferma nei contatti intrapresi dal nostro comune con la città kazaka di Aktau, meta solo un mese fa di un viaggio istituzionale compiuto assieme al presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco. In giorni nei quali si parla di Via della Seta, Lonivo si propone come alfiere di una partnership internazionale con una realtà ricca di risorse e in grande espansione, assieme alla quale sarà possibile intrecciare proficui rapporti di collaborazione. Grazie Luca, grazie a tutta l'amministrazione, veramente, veramente complimenti per la Fiera di Lonivo. Oltre mezzo millennio di storia non è cosa da tutti, quindi veramente complimenti. Il libro è una cosa che dura. Prego, signor sindaco. Ecco, sapendo che il sindaco è duro, le delegno. Grazie, vi leggo la bella dedica e vorrei che venisse qui il boschetto per favore, anche perché rimarrà nella storia della nostra città ed è necessario che lo faccia il sindaco che ha voluto farlo. Buongiorno a tutti, la città di Abelsberg dona questo libro a dimostrazione di amore in occasione dei primi 20 anni di questo gemellaggio. Testimoni del primo incontro, modestamente sottoscritto Giuseppe Boschetto e qui presente Luciano Bergamaschi. Oh, una volta si diceva si mette in soasa, questo lo mettiamo in soasa, cioè nella nostra bacheca dei ricordi piacevoli della città di Lonivo. Voglio ringraziare il sindaco e con suo tramite tutta la comunità della città di Lonivo per questo invito. È una mia prima visita alla vostra fiera e devo dire che girando sia nella parte che è posta nel vostro centro storico sia soprattutto in questa, mi scuserete, mi concentrerò su questa parte, a me è venuta in mente una frase di Gandhi che dice: dimenticare come zappare la terra e curare il terreno significa dimenticare se stessi. Io credo che una locuzione di questo tipo vada appunto ad identificare il forte legame naturale, fisico, che c'è con l'ambiente agricolo, perché banalmente dobbiamo nutrirci e dobbiamo vivere con quello che la terra ci dà. Avere 500 e più anni di tradizione per una fiera di questo tipo è una cosa che sicuramente non è da tutti. È un vanto per l'amministrazione comunale, certamente, è un vanto soprattutto per la cittadinanza di Lonivo. Onorevole Eric Pretto, la sua presenza qualifica la Fiera di Lonivo. È veramente emozionante essere presenti qui a Lonivo oggi perché è una fiera importante, storica, in cui si è saputo conciliare tradizione e modernità. È un successo per la comunità di Lonivo, ma per tutto il Basso Vicentino vorrei dire, perché eventi di questo tipo sono rari e preziosi e come tali vanno conservati. Mara Bizzotto, parlamentare europea, cosa ne pensa della Fiera di Lonivo? Ma che è bellissima! Va visitata perché qua c'è tutto, c'è la nostra agricoltura, il nostro artigianato, la nostra economia e la voglia di stare insieme, il mondo del volontariato e 533 anni di storia. E quando c'è tutto questo una fiera vuol dire che ci sarà il pienone, c'è anche il sole ed è un'occasione per dire che l'agricoltura è importante,
perché ci sono tanti imprenditori impegnati nel mondo agricolo, perché salvaguardare l'agricoltura significa aiutare anche l'ambiente, perché se non ci fossero gli agricoltori non ci sarebbe nemmeno la tutela dell'ambiente, e poi anche aiutare noi stessi, perché insomma in fondo siamo consumatori e vogliamo mangiare bene, mangiare roba sana, ecco. Quindi grazie agli agricoltori e all'agroalimentare, e con loro a loro siamo vicini, tutte le istituzioni devono essere vicine a combattere anche con un'Europa che a volte non capisce l'importanza di questo settore per noi. Io sono nato in Perù, ma quando ero 3 anni sono adottato, i miei genitori sono americani e italiani, e ho cresciuto a New York per 16 anni dopo io sono andato all'esercito americano, e io sono venuto qua a Vicenza per mia carriera militare. Mi piace Vicenza tanto, mi piace la cultura di Italia, è cresciuta una cultura italiana quando ero giovane, so per me è come sono a casa. Dalla base di Vicenza fate anche missioni in Africa, giusto? Sì, there are a lot of the headquarters in Vicenza conducts a lot of operations and support to missions in Africa. A lot of times it's to help build their military, or also to provide humanitarian aid. So that's the main mission of the unit in Vicenza.